famiglie italiane, in questo difficile inizio di terzo millennio, sono lo specchio di una società in mutamento, più sensibile da una parte, ma dall'altra sofferente e incapace di risolvere le problematiche di una società che cambia velocemente. Di questo e di molto altro si è parlato lo scorso 4 dicembre nella conferenza che si è tenuta all'Aula Magna del Rettorato dal titolo Quale famiglia? Organizzata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo in collaborazione con il corso Donne, Politica ed Istituzioni. La privatizzazione del legame familiare diventa rifugio intimistico, nascondiglio di due singoli senza apertura. Nell'attuale famiglia non c'è soltanto il silenzio e la solitudine della parola, ma anche della scrittura. Non scriviamo le nostre storie, non le trasmettiamo. I silenzi in famiglia, le solitudini sono inevitabilmente connesse con la difficoltà odierna di comunicare, di convivere e partecipare all'esperienza di dolore. Solitudine e silenzio sono luogo di dolore, angoscia e sofferenze, quando non vengono attraversati da uno sguardo di possibilità e di speranza, quando non vengono riabilitati dalla parola o riproposti all'insegna di una visione diversa delle relazioni umane e nella profondità di noi stessi.